Secondo appuntamento per la rubrica Rimedi Naturali, oggi andiamo a scoprire il fantastico mondo del cranio sacrale. Da dove arriva, da dove nasce, perché nasce? Allora, il cranio sacrale deriva dall'osteopatia e nasce agli inizi del XX secolo perché uno studente americano che si chiamava William Sutherland, era uno studente di osteopatia, ebbe una intuizione, e cioè che le ossa craniche, che all'epoca si riteneva che non avessero nessun movimento, in realtà fossero soggette a un movimento che lui riusciva in qualche maniera a paragonare a un respiro. E sperimentando su se stesso, cioè costruendo una cuffia con delle fibbie, riuscì appunto a rendersi conto che quando serrava alcune fibbie aveva dei risultati molto forti sulla sua salute, aveva dei disturbi, cefalee, nausee, vertigini. E quando invece magari stringeva o allentava altre fibbie, otteneva dei risultati benefici, cioè le cose cambiavano. Allora, in genere quando ci si rivolge a un operatore olistico, l'intento è quello di prendersi cura di sé, quindi di trovare un'armonia, un equilibrio che sia psicofisico, che sia globale, forse più consapevole rispetto a quello che legittimamente, molto opportunamente, si può fare in un ambito, chiamiamolo così, più tradizionale, no? Io credo molto nell'integrazione, io credo profondamente nell'integrazione fra le discipline olistiche, quindi un modo di approcciarsi al benessere e alla salute più integrato, e una modalità, diciamo così, più tradizionale, che ricorre più, diciamo, alla medicina ufficiale. Senti, il mondo si è fermato per oltre un anno. Io credo che da questo punto di vista ci sono state più persone che si sono avvicinate al mondo olistico. In realtà io lo trovo profondamente connesso con alcuni principi di fondo del cranio sacrale. Il cranio sacrale presuppone un contatto, ma questo contatto deve essere negoziato, nel senso che nella disciplina del cranio sacrale si parla di negoziazione della distanza. Noi veniamo da un periodo di grande isolamento in cui il contatto in qualche maniera prima ci è stato tolto, poi prima ancora è stato reso pericoloso, inteso come pericoloso, poi ci è stato tolto. E soprattutto noi ci siamo trovati a dover negoziare o rinegoziare le distanze e le vicinanze. Diciamo, in seguito a finito il primo lockdown, c'è stato un grosso bisogno di contatto. Almeno professionalmente credo di non essere l'unica operatrice che ha notato un aumento delle richieste. Sempre tante persone hanno avuto bisogno di essere contattate, cioè di prendersi nuovamente cura di sé attraverso una disciplina, una modalità che implicasse il contatto. Chi arriva a Gaia qua? Arrivano le persone più disparate, in realtà. Mi è capitato di trattare donne che erano in stato di gravidanza, mi è capitato di trattare uomini che fanno lavori fisici oppure che fanno al contrario lavori più di scrivania, per cui che sono soggetti a vari disturbi. Qual è il risultato? I risultati sono nell'immediato che le persone si riappropriano di se stesse, cioè cominciano a modificare il loro modo di intendersi e si vedono più come una realtà integrata. Spesso quando noi abbiamo un disturbo,
questo disturbo viene visto come qualcosa di altro da noi. Spesso noi intendiamo il disturbo come qualcosa che dobbiamo combattere. Ho lotto da anni contro questa cervicale. In realtà è il mio collo e il mio collo sono io. E quindi quello che cambia è il modo che noi abbiamo di percepire e concepire noi stessi. Come inizia un ascolto di un soggetto da osservare? L'ascolto inizia, per esempio, intanto una cosa che faccio io è, come vedi, questo è, l'ascolto si riceve sul lettino, come vedi io ho messo il cuscino al centro. La prima cosa che chiedo alla persona che viene a fare un ascolto di cranio sacrale è di scegliere dove vuole mettere la testa. Già l'orientamento nello spazio è come dire un'assunzione di responsabilità da una parte e dall'altra un'indicazione per me. Mi oriento verso quelle che sono i movimenti che poi io cercherò di ascoltare nel ricevente. Mi oriento verso questi movimenti all'interno di me.